entra nel vivo già oggi con le verifiche delle vetture e l'evento di Formula E in centro a partire dalle 17 la 67esima Coppa Nissena, valida per il campionato italiano di velocità montagna, che quest'anno celebra il centenario della sua esistenza. Domani sono previste le ricognizioni e domenica 18 le due gare del 12° e ultimo round del campionato italiano velocità montagna. La storica cronoscalata quest'anno è valida come ultimo round del campionato italiano velocità montagna, oltre che penultimo appuntamento del trofeo italiano velocità montagna, prova del campionato italiano le bicilindriche, ottava e penultima sfida del campionato italiano velocità salita autostoriche e penultima del campionato siciliano salita per auto moderne storiche. A illustrare il programma degli eventi sono stati tra gli altri il presidente dell'Automobile Club Caltanissetta Carlo Alessi, il presidente del comitato organizzatore Vincenzo Calandruccio, il fiduciario Aci Sport per la provincia nissena Maurizio Giugno e il direttore di gara internazionale Marco Cascino. Per la gara di Formula E prevista per le 17 di oggi in centro si potranno iscrivere concorrenti dai 14 anni in poi e sfidarsi al cospetto del campione italiano 2022 in racing Simone Marcenò. Previsto anche un montepremi. Il presidente dell'ACI Carlo Alessi ha sottolineato l'importanza dell'interazione con tutte le figure del territorio, da quello cittadino a quello provinciale e regionale, inoltre la proficua collaborazione con la delegazione ACI Sport Sicilia e il supporto del delegato fiduciario Daniele Settimo. L'avvocato Alessi ha poi evidenziato il lavoro dell'intero staff, che ha reso possibile, tra le altre cose, la proficua promozione dell'evento al Gran Premio d'Italia, in un vasto ed attrezzato stand presso l'Autodromo Nazionale di Monza, storica struttura con cui la Coppa Nissena condivide il centenario. Proprio il presidente della società Incremento Automobilistico e Sport, Giuseppe Redaelli, sarà presente a sua volta in città per la Coppa Nissena.